Sei gentile a unirti a noi. Bella battuta, nonno Max. Allora cosa stavi facendo lì dentro? Oh, incarichi di responsabilità. Sul serio? Quali incarichi? Beh, ecco, spegnere tutte le luci, controllare i fornelli, dividere i rifiuti del camper. Oh, buoni! Guarda quei fantastici dolcetti lì! Eccoli, in quella direzione! Comunque, dicevo, cose da persona responsabile. Se sapessi quali sono, li chiamerei affari da proprietario di animali domestici. Non mi sembra il caso. E perché no? Ben, anche se tu sei allergico agli animali, ricorda, sono esseri viventi, è un impegno importante. Scusate, avevo il sole negli occhi. Sole? Ma sono le 8 passate. Sole? E quello che roba è? Scappate, ci pensiamo noi. Ben, vai! Trasformati in qualcosa di grande e forte, fermalo! Qualcosa di grande, forte. Aspetta, no. Non forte, ma responsabile. Forse con questa forma posso contrastarlo in sicurezza e in maniera più responsabile. Sono io, piccolino! Forse ho fatto male i conti. Arte! Sono io, il tuo padroncino! Chissà cosa ha provocato questo cambiamento nel tuo aspetto. Sei un ingenuo, Tennyson. Dottor Animus! Mi sono molto divertito a guardarti mentre ti affezionavi alla mia creatura per poi spezzarti il cuore. E adesso che ho spezzato quello, vediamo di spezzare anche il resto. Sta controllando il mio adorato conigliato con quel subdolo dispositivo posto sul suo orecchio. Vediamo un po' se le braccia al plasma possono ribaltare il risultato. Devo riuscire a recuperare il dispositivo che lo controlla. Fermo! Che succede? Finiscilo, mostro, te lo ordina il tuo creatore! Senza il tuo stupido aggeggio la vedo difficile! Sei un codardo, Animus! Crei mostri che facciano il tuo lavoro sporco! Fare esperimenti sugli animali è il mio divertimento più grande! Sì, lo so, può sembrare strano se non riesci a coglierne tutte le sfumature, ma stasera hai ragione! A volte è più indicato finire il lavoro personalmente. Ah! Togliti dai piedi, inutile animaletto ibrido! Canigliato! Hai vinto, Animus. Non posso sconfiggerti se resto in questa forma. Congratulazioni per aver accettato la realtà. Non è da tutti riuscire a farlo. Per fortuna hai blaterato così tanto che l'Omnitrix si è ricaricato. Piccione Bot, vieni qui! Non è ancora finita, Tennyson! Un giorno avrò la mia vendetta! Va tutto bene? Sì, devo solo trovare il mio canigliato. E cosa? Qui, amico! Oh? Che ne pensi, nonno? Mi sono comportato in maniera responsabile, giusto? Ehi, torna indietro! Ben, quello non è un animale domestico. Inoltre, soffrirebbe a stare tutta l'estate chiuso nel camper. Oh, hai ragione. Quindi dove lo portiamo? Visto? Qui starà benissimo. Già, mi sembra veramente felice e sento che è la scelta più giusta. Direi che è il momento dell'addio, piccolino. Forse non sono abbastanza responsabile per tenerti con me, ma comunque lo sono abbastanza da ammetterlo. Ehi, questo significa che sono abbastanza responsabile per tenere una... No! Ci ha provato?